quando ci si approccia alla Subaru Outback, la prima tentazione naturale è quella di accostarla ai SUV, di metterla in contrapposizione in un certo senso. Un'operazione per certi versi comprensibile, dall'altra secondo me completamente inutile. Per due motivi fondamentalmente. Il primo è che il partito dei favorevoli e quello dei contrari agli sport utili, appunto, non verranno mai a un punto di incontro, un po' come quello dei cani o gatti, mare, montagna, oppure per stare su cose più d'attualità, Green Pass sì, Green Pass no. Seconda motivazione per la quale secondo me non ha senso equiparare l'Outback a un SUV o comunque a qualsiasi altra auto è proprio perché si tratta di una Subaru. Pochi marchi come questo, infatti, riescono a fidelizzare i propri clienti. Tendenzialmente, chi compra una Subaru non la lascia più. Lo so, le conosco le battute dei no Subaru, cose tipo «Certo che rimani lì, chi te la compra più?» Falso, perché grazie alla loro fama di robustezza e affidabilità, e anche per il fatto che non se ne trovino molte, l'usato Subaru ha un buon mercato. Ma perché Subaru crea tanta fidelizzazione? I motivi sono tanti, ma leggendo qua e là, la robustezza e l'affidabilità sono ai primissimi posti, insieme alla sensazione di sicurezza regalata dalla trazione integrale. Punti di forza che valgono molto di più dei consumi, sui quali l'opinione è unanime, anche da parte dei sostenitori più sfegatati, e cioè che non siano il lato migliore di queste macchine. Ma su questo arriveremo dopo. C'è soprattutto, ma questa è una mia impressione che ricavo dai commenti che leggo su YouTube alle nostre prove, che questo senso di appartenenza dipenda proprio da un fatto identitario, da un essere orgogliosi di guidare questa macchina. Tutte le strade sono piene di sport utility tedesche, io guido una giapponese, ma non una giapponese come le altre, di quelle che ce ne sono tante, una molto ma molto rara. Con un design tutto suo e una meccanica particolarissima, oltre a un passato glorioso nei rally. E sai che gusto quando qualcuno mi chiederà esattamente su che oggetto sto viaggiando? La risposta, un'auto con motore boxer e symmetrical all-wheel drive. Partendo dal boxer, regala innegabili vantaggi in termini di abbassamento del baricentro e al motore è poi collegata alla trasmissione integrale simmetrica. Se immaginate di dividere la Outback, ma qualsiasi Subaru, lungo l'asse longitudinale, tutto quello che c'è a destra della linea lo trovate specularmente a sinistra. Anche in questo caso ha tutto vantaggio della distribuzione dei pesi e dunque del comportamento stradale. Simmetrica in un certo senso la Outback, ma il discorso vale per la Subaru in generale, lo è anche nel comportamento stradale. Mi spiego, non c'è un aspetto che spicchi sugli altri, ma è proprio l'equilibrio, la caratteristica peculiare di questa macchina. Mi viene in mente per esempio quello tra l'assorbimento delle sospensioni e la agilità in curva e il controllo del rollio. Con una luce a terra di ben 21 cm, sulla carta i tecnici avrebbero dovuto adottare una taratura di molle e ammortizzatori piuttosto rigida. Beh, questo non accade. L'Outback appiattisce quasi tutto quello che le passa sotto le ruote, regalando un comfort sia in città sia in autostrada, ma anche nell'extra urbano, davvero di alto livello. Il tutto con una discreta agilità nei cambi di direzione, appoggi sempre molto sicuri e una motricità che non richiede mai, se non sui fondi a bassa aderenza, l'intervento dell'elettronica per tagliare l'eccesso di potenza. Lo sterzo non ha dei più pronti, ma anche in questo caso siamo nel pieno di un equilibrio dinamico che porta volutamente a guidare senza strappi. Senza strappi, a proposito, è il funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida. In particolare il mantenimento attivo della corsia è molto meno invasivo rispetto alla media delle auto più moderne, su cui spesso si è portati a disinserirlo. Probabilmente il merito di questa calibrazione azzeccata è dell'esperienza del marchio giapponese in materia. Non a caso è molto fluido anche il funzionamento del cruise control adattivo, con il risultato che viaggiare in autostrada con l'Outback rilassa e rassicura guidatore e passeggeri. Quanto alla città, beh, dell'ottimo assorbimento vi ho già parlato, una piacevole sorpresa mi ha regalata anche l'accoppiata motore cambio CVT, perché mi aspettavo un po' più di pigrizia, un po' più di lentezza e di ritardo di risposta. Beh, nulla di tutto questo, né in accelerazione né in ripresa. Per quello che riguarda poi 4,87 di carrozzeria, ovviamente non è facilissimo trovare uno spazio adeguato per metterceli, però una volta che lo spazio lo si è trovato, anche quando è piuttosto ristretto, gli ausili al parcheggio aiutano
parecchio. Detto che comunque, grazie alle generose protezioni in plastica grezza, il timore e l'ansia di fare danni qui sopra è nettamente più bassa rispetto alla media. Altro fattore favorevole in città sono i 21 cm di luce da terra, perché permettono di arrampicarsi sui cordoli dei marciapiedi, ovviamente non per parcheggiare sui marciapiedi perché non si può, ma in quelle aiuole sotto gli alberi, per esempio mi viene in mente Milano e Roma, dove il parcheggio è consentito, non tollerato, proprio dico consentito. Beh, spesso con le auto un po' più basse ci si trova un po' in imbarazzo, si ha paura di toccare sotto, se non proprio si tocca sotto, magari anche in mezzo. Nulla di tutto ciò con l'Outback, grazie appunto alla sua superiore altezza da terra. A rendere poco umana l'Outback piuttosto sono le percorrenze, 9 km con un litro in città. E a proposito di consumi, 11 km litro in autostrada, 14,9 in extraurbano per una media totale di 12,2. E visto che siamo in tema di numeri, ecco gli angoli di attacco, dosso e uscita, 19,7, 21 e 22,6 rispettivamente. In quanto station wagon, per quanto diversa, lo spazio è una delle voci fondamentali. Beh, sui sedili posteriori ce n'è davvero tanto in tutte le direzioni, mentre il bagagliaio non è da record, con i suoi 470 litri in configurazione 5 posti, che diventano 1822 abbattendo gli schienali posteriori. Detto questo, il vano è molto ben rifinito, non mancano soluzioni per organizzare il carico e il fondo è piatto. Ah, se si parla di soluzioni furbe, non posso non citare le barre sul tetto che alla semplice pressione di un tasto passano da longitudinali a trasversali, per ancorare bauli e portabici, e del portellone ad azionamento elettrico che si apre avvicinando la mano o il gomito al marchio. Come Subaru, solo Volvo, Renault e poche altre case automobilistiche. Sto parlando del posizionamento dello schermo in verticale. È una posizione, appunto, dal mio punto di vista azzeccata, è preferibile a quella orizzontale, se non altro perché lo smartphone per la maggior parte del tempo lo utilizziamo proprio in verticale. Gusti personali a parte, la diagonale di questo schermo è di 11,4 pollici, la grafica è molto chiara ed evoluta. Per quello che riguarda invece l'ergonomia, apprezzo molto il fatto che Subaru non abbia abbandonato completamente i tasti fisici, ma per alcune funzioni, alcuni comandi fondamentali, abbia tenuto tasti e rotelle. Penso per esempio appunto alla regolazione del volume, a quella della sintonizzazione della radio, temperatura sui due lati e anche lo sbrillamento dell'1.8. Molto buona la qualità sia per quello che riguarda la selezione dei materiali, buona nella parte superiore, nella parte intermedia, e devo dire non deludono neanche nella parte inferiore. In questo senso Subaru fa meglio anche di alcuni marchi premium. Molto buono anche l'assemblaggio, anche se come ho già detto in occasione di altre prove, questa considerazione avrebbe più senso farla dopo alcune diverse decine di migliaia di chilometri, quando gli stress della strada, dei chilometri appunto, rivelano davvero quanto bene è fatta un'auto. Ho parlato tanto del motore, ma come va su strada? Per descriverlo devo tornare ancora una volta al concetto di equilibrio. Con 169 cavalli di potenza, 252 Nm di coppia e nessun aiuto elettrico, questo 2005 aspirato non è certo un campione di reattività. Coerentemente con la messa a punto di sterzo assetto, però, invita una guida morbida, efficiente, distesa. Complice di questo carattere è anche il cambio CVT, che porta il motore nella fascia alta del contagiri solo se proprio si preme a fondo il gas. Per il resto tiene il regime nella zona 1500-2005 e assicura assoluta fluidità. Beh, quindi cosa dire in conclusione della Outback? Beh, per quanto possa sembrare un commento scontato, il primo che mi viene in mente da fare è che, nonostante la chiave moderna di questa Outback, tutto è esattamente Subaru. Subaru come ce lo si aspetta. Con tre punti di forza, tre caratteristiche che la pongono al di sopra della media. Il primo è il funzionamento degli ADAS, molto progressivi come vi ho già spiegato. Il secondo è la praticità, gli interni non fissano record di capacità di centimetri, ma
ma sono molto ben sfruttabili grazie alle varie soluzioni e anche grazie, per esempio, nell'allestimento più off-road, più avventuriero, offrono il rivestimento dei sedili idrorepellente. Terza capacità, terzo punto di forza, la capacità di adattarsi a ogni tipo di terreno, frutto principalmente ovviamente della trazione integrale. Il tutto a prezzi che partono da €42.750 e toccano i €48.750 della versione top di gamma.